Noè, il barboncino di circa un anno, e accanto c'è la padrona. Lei è di Cagliari e c'ha Noè da quanto tempo? Cagnolino? Sì. Ce l'avrò, non è da tanto, l'ho comprato l'anno scorso. Prima aveva altri cani? No, ne ho avuto altri nella mia vita, certamente. Sì. Quindi un amante dei cani. Sì, mi piacciono anche i gatti. L'ordinanza del sindaco Truzzu sarà attiva dal 15 giugno, obbligatorio portarsi dietro acqua praticamente per pulire la pipì dei cani, se no multa da 100 a 500 euro. Bisogna avere una bottiglietta, una bottiglia, insomma qualcosa. Acqua o uno spruzzino, lei cosa ne pensa da padrona dei cani? Io penso che bisogna sempre tenere pulito, perché altrimenti non si può camminare sul marciapiedi, è chiaro che bisogna pulire. Non è eccessivo per la pipì dei cani? Ah, prima si dovevano pulire le feci, giustamente, ci mancherebbe, poi la pipì certamente anche quella non è che... Però è difficile perché questa liquida non si può raccogliere, l'unica cosa sarà metterci l'acqua, come so. Solitamente il suo cane dove fa le deiezioni? Nelle aiuole? In genere non glielo faccio fare così, a parte che io ho la terrazza sporca nella terrazza di casa mia, però quando esce può succedere che debba sporcare, chiaramente. Non posso impedirglielo al cane se gli scappa la pipì, la deve fare. Allora anche cerco... sui muri se capita? Cerco di farglielo fare nelle aiuole, anche se nelle aiuole potrebbe morire il prato al limite. Sono quelle cose un po' complicate per la pipì. Lei la trova troppo stringente come regola? No, quando si abitua, poi a un certo punto si abitua, si porta l'acqua dietro. A parte che l'acqua d'estate ha anche sete, il cane bisognerebbe portare anche l'acqua da farlo bere, no? Perché quando fa caldo... Il provvedimento del sindaco, Truzzu l'ha motivato così. Perché ho ricevuto molte segnalazioni da parte di cittadini per puzza e soprattutto per deiezioni fatte anche sui muri delle abitazioni. Bisogna cercare di evitare, anche se i cani, specialmente i cani maschi, alzano la gamba e non sono come le femminucce. Che... Il suo è un maschietto? Il mio è maschio, sì. Quindi un attimo più complicato per la pipì, perché lui la deve comunque fare questa pipì. Naturalmente io cerco di non fargliela fare nei posti impossibili, però... Aiuole prati sì, però nelle aiuole sì, in genere se vengo qui cerco di farlo entrare lì, anche se poi non fa bene al prato, ripeto, come ho già detto prima. Però come si deve fare? Allora non si può portare più il cane in giro, invece i cani devono uscire, ne hanno bisogno. C'è chi dice il cane maschio deve anche marchiare il territorio, è vero? Sì, penso che sia vero, come tutti, ci sono gli animali che marchiano il territorio, anche i gatti lo fanno in un certo senso. Io ho avuto cani e gatti, quindi conosco questi animali.